siamo solo a 30 minuti di macchina da Udine e questo mi fa capire ogni giorno quanto siamo fortunati a vivere in Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti, oggi siamo a Taipana e faremo il sentiero naturalistico del Gorgons. E io ho scelto questo sentiero perché in realtà sono dei sentieri molto belli a 30 minuti di macchina da Udine, quindi non impegnano tantissimo, sono in mezzo al bosco, sono ben segnalati. Paesaggisticamente sono eccezionali. Adesso iniziamo questo percorso e poi vi dico com'è. Allora, oggi abbiamo fatto questo sentiero, siamo partiti da Taipana, abbiamo preso il sentiero naturalistico del Gorgons che costeggia il fiume, poi andando avanti in questo tratto qua la segnaletica bisogna un attimino stare attenti perché sennò si va a rischio di perdersi. Superato questo tratto inizia una salita molto impegnativa che ti porta su fino a qui. Una volta arrivati qui il sentiero è un sale e scendi dolce che costeggia la montagna. A questo punto io sono sceso e ho proseguito direzione Barlock, quindi ho fatto tutto questo sentiero qua che è sempre un sale e scendi dolce lungo la montagna.
si sbuca poi nella strada ex strada militare. A un certo punto vi è una curva che svolta a destra e non è segnalato, ma da qui si prende questo sentiero che è un sentiero in mezzo al bosco ed è un sentiero dei cacciatori, non è segnalato, quindi bisogna prestare un po' di attenzione. Non è difficile, ma bisogna prestare un po' di attenzione. Alla fine questo sentiero si ricongiunge al sentiero principale e ti porta giù fino a Taipana. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Il percorso comunque è molto bello, ne vale la pena, soprattutto la prima parte, quella che costeggia il fiume. E poi il resto è abbastanza tecnico, ci sono dei punti in cui sono caduti gli alberi, bisogna scavalcarli, altri punti in cui i rovi si sono impossessati del percorso. Io lo consiglio nel periodo invernale perché nel momento in cui qui incomincia a fiorire, a germogliare, secondo me il percorso non è più agibile. Però, ripeto, è veramente molto molto bello ed è un percorso a 30 minuti da Udine e quindi fattibile anche in mezza giornata per chi ha la possibilità. Allora, per chi volesse percorrere il sentiero, troverà in diversi punti situazioni di questo genere, cioè di alberi non enormi, però caduti che intralciano il passaggio. Allora, sono tutti alberi che sono facilmente superabili, però da prestare attenzione. È un peccato perché il sentiero è veramente molto bello, purtroppo è stato lasciato incurato. Mi auguro che presto provvederanno, perché vi assicuro che nonostante le difficoltà, l'attraversamento del fiume e gli alberi caduti, comunque sia il percorso merita tantissimo, è veramente molto molto bello.